ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che questa settimana vi propone una puntata che spazia dallo sci alpinismo al trail running, passando per le gare di corsa in montagna Only Up. Chiudiamo definitivamente la stagione dello sci alpinismo. A Verbier, in occasione della Patrouille des Glaciers Giovani, abbiamo intervistato per voi Herman De Bertolis, che quest'anno si è aggiudicato la Coppa del Mondo Giovani Under 20. Con la Patrouille des Glaciers si chiude una grande stagione per me, ricca di soddisfazioni, tra cui la Coppa del Mondo overall per gli Under 20, la vincita del campionato europeo vertical e molte altre soddisfazioni che sicuramente porterò con me e che mi hanno anche un po' lasciato stupefatto. La gara più bella che ho fatto, forse per soddisfazione personale, è stata il primo podio in Coppa del Mondo a Meribel nella sprint, perché era assolutamente inaspettato, non avevo idea bene del livello che potevo avere, soprattutto nella sprint, che non è mai stata prima di quest'anno un mio punto forte, e quindi quella sicuramente mi ha lasciato una grande soddisfazione. Per il futuro l'obiettivo è fare un altro salto di qualità, cercare di migliorare il più possibile, che dal prossimo anno non si scherza più, si va con i grandi. Restiamo in tema di giovani talenti con Vanessa Marca, anche lei vincitrice della Coppa del Mondo Giovani, ma nella categoria Under 18. Sono molto contenta dei risultati, sono riuscita ad ottenere il primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo e è stato davvero bello e sono molto contenta. I miei obiettivi sicuramente per la prossima stagione saranno fare un bel salto di qualità e cercare di mantenere comunque le posizioni, dato che sarà molto difficile perché passo di categoria e quindi ci sarà un bel salto da fare con gli Under 20. La mia atleta di riferimento, sicuramente fin da piccola guardavo spesso Alba Di Silvestro e adesso comunque ci sono molte atlete che stimo, ma per diverse caratteristiche che hanno, come per esempio Giulia Murada oppure Axel Mollaré, e sono davvero forti e sarebbe bello diventare come loro. Dallo sci alpinismo alla corsa in montagna, in provincia di Sondrio è ripartito Going Up, il circuito benefico di corsa in montagna della Bassa Valtellina. Nella prima tappa la Check Up di Traona è stata sfondata a quota 400 partenti. Su tutti si sono imposti Alessandro Crippa e Barbara Sangalli. Sono venuto alla Going Up di Traona, gara molto bella, sensazioni ottime in vista della prima gara di stagione. Sono partito abbastanza dietro, in più o meno quarta o quinta posizione, dopo ho visto che la gamba c'era e man mano sono andato in progressione, è andata bene e sono contento. Bellissima gara, è la prima volta che la faccio, però bella in piedi da subito come piacciono a me, non ero in testa, ero forse in terza o quarta posizione, poi ho alternato la corsa con la camminata e sono riuscita a passare le due donne e poi non ho mai mollato fino a quando ho sentito l'odore delle salsicce, ho detto ci siamo quasi e ce l'ho fatta, non pensavo. Concludiamo con la Bregagno Mountain Trail. Sulle rive del lago di Como mette tutti in fila l'intramontabile Fabio Ruga. Devo dire che mi sono trovato benissimo su questo percorso di casa ed è un percorso che consiglio a tutti perché è veramente bello, panoramico, e nonostante la giornata oggi non delle migliori, comunque merita di essere fatto per almeno una volta da tutti. Ho provato a attaccare il Gran Premio della Montagna nella prima parte della salita, ma Rotan aveva molto più di me, quindi ho provato a gestirla un po' e mi è andata bene che alla fine ce l'ho fatta rientrare in discesa. Spero di tornare magari un'altra volta, anche se come vincitore sarà veramente difficile, ma spero di tornare a farla ancora. Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio non cambia, che siate in allenamento o in gara, continuate a sognare, osare e non mollate mai.